Questi qua è la mia famiglia, mio zio e i miei tre cugini. I primi uccisi all'esterno del paese, alle 7 in punto la mattina del 29 giugno. La mattina del 29 giugno sono stati uccisi sulle scale di casa. Erano tre gli squadroni tedeschi partiti dal comando il 29 giugno 1944. Uno era diretto a Civitella, uno a Cornia ed uno a San Pancrazio. Alla fine si conteranno 244 morti, 115 solo a Civitella, dove è vivo nella memoria degli abitanti il ricordo di una delle stragi nazifasciste più feroci della storia. Sono Marsili Lido, Marsilio Osvaldo, Marsilio Alberto, famiglia Tavarnesi, famiglia Caldelli, ancora famiglia Tavarnesi, ci portano via non si sa dove. A Civitella la chiesa era colma di fedeli, i tedeschi irruppero nell'edificio sacro durante la messa, divisero le persone, gli uomini da una parte, le donne e i bambini dall'altra e li trucidarono, compreso il sacerdote Don Alcide Lazzari. Poi toccò alle case incendiate, non prima di aver ucciso a vista ogni anima che gli passava di fronte. Mia zia, uscita fuori di casa, si è trovata col marito e tre bimbetti morti, con tedeschi che stavano appiccando fuoco alla casa, per cui non ha avuto neanche la possibilità di piangere due minuti sui cadaveri dei suoi defunti, perché ha dovuto preoccuparsi di spengere l'incendio che avevano appiccato, perché in casa c'erano altri bimbetti. La giustizia, seppur con forte ritardo, ha fatto il suo corso, ma per fare in modo che questo non accada più, il comune di Civitella in Valdichiana, grazie all'impegno dell'associazione Civitella Ricorda, ha aperto la Sala della Memoria, visitabile tutto l'anno gratuitamente. Un vero e proprio archivio di ricordi e testimonianze che il comune ha già provveduto a rendere in forma digitale. Lo abbiamo implementato negli ultimi due anni grazie, devo dire, anche ad un contributo dell'ambasciata tedesca, perché noi, in virtù di questo eccidio, negli ultimi anni abbiamo cercato di riallacciare i rapporti di amicizia, di fratellanza con la Germania, tanto che il comune di Civitella ha fatto un gemellaggio con il comune di Kempfelbach. È un patrimonio dell'Italia, un patrimonio della provincia, quindi ci sono alcune scuole che già si attivano per venire a vedere la Sala della Memoria, e quindi lavorare sulla memoria stando sul posto è sicuramente meglio che leggerla sui libri. Però dobbiamo dire che abbiamo notevoli difficoltà, perché viste le risicate risorse con cui anche gli istituti lavorano, non sono moltissime le scuole che arrivano, quindi un impegno dell'amministrazione, che quindi intendo prendere, è quello di contattare provveditore, provincia e regione, per creare veramente una rete che possa portare ancora più scuole del nostro territorio provinciale a visitare questo che è un patrimonio storico di cui non possiamo far finta di non avere. Per tutti però, ecco, c'è un ricordo e una speranza che ciò che è successo qui non debba più avvenire mai, mai, mai.